vice minori della mostra permanente del costume teatrale. Daniela Bruni. Vice Minori è stata la sarta simbolo della storia teatrale italiana degli ultimi 50 anni. Inizia a collaborare con la sartoria della RAI. Avevo 45 anni, non è che ero una giovane, allora non mandava da cominciare un altro mestiere che non conoscevo affatto. Diventa sarta personale di Edoardo De Filippo. Dall'incontro con il regista Luca Ronconi inizia la sua attività autonoma di realizzatrice di costumi con un proprio laboratorio in via Crescenzio a Roma e lavora per le maggiori compagnie teatrali. Profondo legame con la sua terra, la Ciuceria, le fa donare parte della sua collezione al comune di Serrone, dove è nata. Qui si può visitare la mostra permanente del costume teatrale, unica in Italia, curata dal costumista Santi Migneco, suo amico e collaboratore. La bravura è quella di non soltanto realizzare un vestito, un costume, ma quello di quasi partecipare alla costruzione dello spettacolo. Per cui, diciamo, le compagnie si affezionavano a Bice. Nota è anche la sua generosità, in particolare con tanti artisti giovani come Rino Gaetano. Bice l'aveva aiutato da ragazzo quando iniziò la sua carriera di cantante, quindi fornendolo degli abiti di scena. Devo farti un bel regalo, resterai sorpresa. Questo l'abbiamo scoperto un paio di anni prima che morisse Zio Bice, perché Rino Gaetano le dedicò questa canzone, però non ha avuto il tempo di vivere. Il lavoro duro è arrivato subito, però Zio Bice ce l'ha fatta. E qui c'è lo spirito sociale, che è forte. Ed è tutto, il TG Lazio